detto, provano a fermarci, bravi raga, bravi, altre 15, grandi cazzo, no, non ci ferma nessuno, neanche l'alleato di Livio, il signor Fastweb ci può fermare. Il signor Fastweb, eh? Bisognerebbe farci una live. Rifresciate ragazzi, se non... Sì, dillo, che così la gente ti capisce. No, dite agli altri rifresciate. Ecco. Grazie. Vabbè, mille, comunque regà. Credo in realtà che... Ma come F? Ancora non è possibile. Come F? No, siamo live, è verde. Tutto questo, quello che avuto... Sì, infatti ormai sono un massimo esperto di Star Wars. Ma non ci... La cosa è che tanto tu non ci capirai mai un cazzo. Cazzo. Cioè, per quanto non c'è tu... Non niente da capire, è tutto tra una merda, vai. Lui non capisce il buco di trama, dai. Ma pure... Tutto... Tu pensa che... pure coso, pure... Zero Calcare ha detto che Andor è finito. Però ha detto che è in calo. No, ha detto che ovviamente la nuova generazione, diciamo, Disney non gli piace. Okay. Però Andor è finito. No, giusto. Ma Andor è un capolavoro. Piano piano vengono tutti da Melia, come per No Way Home, come Eternals. Piano piano vengono tutti da Melia. The Batman, ve lo ricordate The Batman? Tutti che mi insultavano perché Batman, dicevo che era buono. Voi dicevate tutti che faceva schifo. Ve lo ricordate The schifo, Batman? Io sono ancora contento. Adesso alla storia, come sta passando The Batman? Fa così schifo. Fa meglio così schifo di The Nolan. Batman. Sì, meglio quello di Nolan. Vabbè. Molto meglio. Cioè, dipende. Cioè, non è che faccia la storia non ti sta dando ragione. Sì, mi sta dando ragione. Perché Batman è un capolavoro. No, The Batman è considerato una perla. E degli ultimi anni della no, Warner. Aspetta, buono. Assolutamente. No. Non funziona così. Non funziona che se tu fai un prodotto decente e gli altri fanno cagare. Allora no, l'altro no, no, è una più questione. Valore. No, ma gli hai dato un voto. Tanto guarda, non scappi perché gli hai dato un voto. Quindi, sì, sì. Quindi il tuo, io il tuo lo voto confermo. È un voto del cazzo che rispecchia Batman. Lo confermo, molto meglio quello di Nolan rispetto a The Batman. Sì. Ma vabbè, ma allora che il Cavaliere Oscuro sia meglio di The Batman, sono d'accordo pure io, ma cioè non è che... Ecco, stai facendo il Maggi, Stai facendo il Maggi. Secondo me è solo la montagna è grossa. Secondo me è figo. No, gli altri tutti secchi. No, quello no, no. Con, secondo me è più figo anche quello con Jack Nicholson. Che ah, fa... probabilmente sì, con, sì. Non sì, mi ricordo sì. Come si chiama l'attore. Me Michael Keaton, il primo. Primo con Jack Nicholson che fa Joker, quello è... Vabbè, quello è proprio diverso, dipende dal Cord. Tuo gusto. Esatto, a me piace più questo The Batman rispetto a quelli... Cioè, non mi piaceva tanto quel mood, però se c'è a chi piace molto e quindi... Ma a voi fan di Star Wars vi piacciono le stesse cose, evidentemente. Comunque, ecco, con pinguino top meno, o flop? Però il primo. Top o flop? Allora, per chi non lo sapesse, giudicheremo i personaggi in base all'ultima saga. Che ovviamente abbiamo visto, che sia manga o anime, ok? Ci sono alcuni personaggi che sono tre, che fanno parte di un manga che stiamo leggendo, però che non dovete considerare l'ultima saga perché effettivamente non appaiono, ma quella prima, ma ci arriviamo, vabbè, l'ultima saga in cui appaiono. Vabbè, me ne dici... Vabbè, tanto lo capite subito. Allora! Vai! Boom! Tanjiro, ultima saga dell'anime. Ok, ultima saga anime. Famosa HB. Quindi la terza stagione. Sì, certo. Floppissimo. Tanjiro sì. Tutta quella puttanata alla fine che deve fare una scelta, non sa quale scelta prendere. E poi tanto qualsiasi scelta fa va bene perché si salvano tutti. Vabbè, però perché, quello perché siamo tutti è l'indecisione che ha che mi ha dato fastidio. Perché alla fine lui non lo poteva sapere che Nezuko sarebbe rimasta viva. Però è l'indecisione, non mi è piaciuta. No, e poi non c'ha avuto quel momento epico incredibile. No, sì, me. La battaglia è veramente scarna, cioè rispetto a quella della seconda stagione era fighissima. Seconda stagione avrei messo top io. Questa proprio male secondo me. Sì. Vabbè, non solo Tanjiro, cioè ho detto io sono molto critico su tutta la terza stagione, non si salva poca roba. Però... Sì, io sono d'accordo, sono d'accordo. Però è l'indecisione, il fatto che non abbia un momento effettivamente... No, comunque io non sono d'accordo e rovina solo Nezuko, cioè rovina tutto perché... diciamo il finale punta molto
sul dramma interiore di Tanjiro, e se il dramma interiore di Tanjiro poi non lo rispecchia a schermo, perde di potenza. Perde di potenza, cioè, nel senso, quando appunto, perché è bello quando Batman deve scegliere tra Harvey Dent e la ragazza? Perché poi effettivamente la ragazza muore. Cioè, se la ragazza fosse rimasta viva, eppure Harvey Dent, quella scena non te la ricorderesti, ok? E non ti ricorderesti la scelta che ha fatto Batman. La scelta che ha fatto Batman non sarebbe così impattante nella trama. Cioè, è quello il problema. Se poi non succede niente quando tu fai le scelte, allà sti cazzi, cioè... che ripeto, al proprio. Perché... Bocca. Nel Battle System dell'ultima stagione, con lui 3 contro 4 vinco. Ha senso la quinta sì, mi è sembrata. Cioè, secondo poi c'è anche quel problema. A vederla così, secondo me, la sesta è più forte. No, che quinta, la quarta. Sì, sì, la quarta. Secondo me la sesta quinta. È più forte. Una sega 4 contro 3. Beh. Capisco se si dividono. Capisco che però sono meno forti. Però perché tu li stai considerando di più, cioè in teoria quello è uno. Beh, no, è uno diviso 4 con poteri che si contro fanno tipo le combo. Cioè il motivo per cui lui è la quarta luna appunto è che riesce a fare i combattimenti multipli. No, secondo me, raga, sono 4 divisi come sì, va benissimo, ma vale come una luna, quindi è la forza di quella luna, infatti, è che sono tanti. Io sono d'accordo, anche perché ti dice che la forza si splitta. Comunque, ok, Livio, bella incoerenza, un problema nel scegliere se salvare dei totali sconosciuti o se proteggere sua sorella mettendo il personaggio davanti a una scelta di dovere contro gli affetti. Se mi critichi altre cose, ok, ma questo è l'unico momento bello di Tanjiro. Ma è ovvio che scegli Nezuko, la tua vita si è incentrata su trovare una cura per Nezuko e trovi nessuno. 4-3 merdini che scappano. No, non c'è nessuno che avrebbe un dubbio lì, cioè lì è una forzatura di un concetto, cioè ecco. Ripeto, mo perché abbiamo usato questo esempio, ma anche in Batman c'è l'affetto contro il dovere, ma in quel caso Harvey Dent è una figura apicale, ok? Sì, ma lui sceglie lei, sceglie. È molto importante Harvey Dent nell'economia di Gotham, ok? Cioè lui lì sta rischiando proprio di perdere tutto quello che di buono si era fatto. 3 minchiottini a casa non so nessuno, cioè, non c'è una già se mi avesse messo la scelta tra il tizio che sta forgiando la spada alla fine del mondo o Nezuko, me lo dici, cioè devi scegliere se avere l'oggetto leggendario o salvare tua sorella, ok? Cioè già c'è una minima scelta da fare. O Batman se c'era da scegliere la sua amata o il pullman. Posso capire, ci stanno 200 persone, e comunque poi alla fine scelgono sempre la figa. Lui sceglie la figa alla fine, che però l'ha inculato Joker, no, l'ho fregato, sì, sì, sì. Non era lei, sì, dall'altra parte. Grande Massi! Bella Massi! Parlato delle vacanze. Ho paura di sapere che avete detto che non è un episodio anime, è una marchettata, finisce là. Una caciara senza senso. Confusionario. Allora, flop. Yeah. Oggi sono 13, flop, però secondo me flop. In alcuni ci incagliamo. Vai. Vediamo. Quindi flop tutti quanti? Sì. Ok. Prossimo. Tum. All for One nell'ultima saga, certo. Tu non lo sai, bastardo. No, non l'ho letto, però. Non l'ho letto. Bastardo, non l'ho letto però. Però è tornato. Che è tornato. Però non mi sono voluto spoilerare Iron Man. Però è tornato. Ultimo capitolo c'è Iron Man. Che tristezza. Vabbè, allora, secondo me All for One non è neanche così male nell'ultima saga. Cioè,
Lo metterei nella parte alta. Cioè, secondo me quest'ultima saga sta floppando di Mera Academia. Però non per All for One. Cioè, non vedo in All for One il problema della saga, onestamente. Perché non si è visto. Vabbè, non così si vede quasi male. No, vabbè, si è visto. No, vabbè, fa si le sta cose. Sta dietro al computer nella sala. Vabbè, ma poi si picchia un po' con la gente. E ringiovanisce. Cioè, e poi ringiovanisce tutta la parte con Gox, con Earphone Jack. Sì, questo è proprio tipo Endeavor. Mediocre. Cioè, non è top. Cioè, non riesco a metterlo in top. Effettivamente. Quindi, per me è flop. Vabbè, però, perché cosa ha fatto per dire top? Eh no, non ha fatto niente per dirmi che è top. E beh, stesso ovviamente al contrario. È close. Ma se un personaggio fa poco. Vabbè, non è che fa poco. Tu sai che lui è il Deus Ex Machina e sta aspettando il suo momento. Lui tesse le pila. No, tesse qua le pila. Like e dislike. No, qua no, è giusto, devi fare una scelta. Non puoi essere democristiano. Ah, vuoi fare Ponzio Pilato, bravo. No, non puoi. No. Bello no, fare no. Ponzio Pilato. Decidete voi, devi decidere tu. Cioè, se tu devi dire che è un personaggio top, un personaggio flop, devi scegliere quale fare. Beh, e alla fine, cattivo, alla fine la tua anima, cioè, anche se non lo vedi, tu lo sai ti dirà la via. Allora, anche se non lo vedi, tu sai che il suo momento non l'ha ancora avuto. Esatto, ma tu lo sai che anche se gli altri stanno facendo cose è perché è lui che ha macchinato, è lui che ha fatto il piano, è tutto riferito a lui, è lui che manda i minchiottini in giro. Non lo vedi, però tu sai che è lui. Non l'ha tolta la scena. La parte della spia fa parte della saga finale? Beh, sì. Quello secondo me è la cosa peggiore di All for One. Cioè la parte del... In realtà c'ho questo potere che non ho mai detto, che non ho mai usato anche se era fondamentale in 200 situazioni precedenti. No, ma non è tanto il bamboccio, tanto che lui ha il potere di sapere se uno mente o meno. Non l'ha mai usato fino a 300 capitoli. E poi lo usa e viene comunque inculato perché per qualche motivo senza senso i buoni si aspettano che lui abbia un potere del genere quando non l'ha mai usato. Cioè, la follia, quel capitolo è una follia lucida proprio. Sì, vabbè, però comunque io ripeto. Flop. Vedete che alla fine la vostra anima ha parlato. Non lo vedi, ma lo percepisci. Lo rende comunque. Perché c'è il rilevatore? No, e tu sai che sta là, è lui. Non lo so. È l'occhio di Sauron. Non mi ha dato ancora la cosa da top. L'occhio di Sauron lo vedi? No. A me non me l'ha data la no, cosa No, io da dico top. A me piace. Io flop. Flop. E se conto quello, flop, assolutamente. Jowen, cioè, se non me lo fai vedere, non l'hai mai usato. Cioè, in un manga manca un flash, sai, dici ma l'ho usato in quella situazione per quello che ho capito, oppure anche quantomeno una situazione in cui posso dedurre tornando indietro che lo stavi usando, cioè proprio non c'è niente. Va bene, prossimo. No, attenzione. No. No, perché sia chiaro, cioè dipende dal tipo di potere. Se hai il potere di far bollire l'acqua sulla luna, è un potere estremamente specifico che fino a che non vai sulla luna non puoi sapere se ce l'hai o meno. Quindi non è che non l'ha usato perché non lo voleva usare, non l'ha usato perché non si è creata l'occasione. Sapere se uno mente o meno è una cosa che usi tutti i giorni. Cioè, è tipo il potere basico proprio. Cioè, tu ce l'hai sempre attivo praticamente. Ok? No, per spiegare il concetto dei poteri. Sapevo cosa sto facendo, è bellissimo. Allora, vai. Prossimo. Pum! Goku, ecco. Questi. Allora, ci sono dei personaggi di Dragon Ball. Non parliamo ovviamente dell'ultima saga, parliamo della penultima. I cereali. Che è la penultima, però. Beh, l'ultima non compare. Ah, vabbè. È proprio vabbè, per vabbè. Questo intendevo I questo. I cereali. Super flop. Prova a dargli una difesa. No, ma tra l'altro... No, sono d'accordo. Goku... Tra l'altro ha avuto... Non è sto granché in sta saga. No, ma non solo. Cioè, allora, meno grave... meno grave di Rufy, ma comunque pure lui ha subito questa stangata della predestinazione. Quantomeno
No, sì, è vero. Diciamo che l'ha soltanto subita, non è parte attiva del complotto per rovinare il personaggio. Ah, e poi c'ha come si chiama? Potere quello di Naruto. C'è il Susanoo. C'è il Susanoo. Bello Goku. Non mi piace. Una merda il Susanoo. No, però, sono d'accordo che Goku è abbastanza flop. Cioè, in generale la saga di cereali fa schifo, però Goku... Sì, aiuta sì, tutto sì, questo. Sì, sì. Sì, guarda, della saga dei cereali, se uno deve salvare qualcuno, forse salvi Vegeta. Ah. No, il cattivo. No. No, ah, no, sì, è vero, dai. È il fratello. Vabbè, Lek non è male. Lek non è male. Ma in cuor suo pure il Namecciano. Namecciano fa il suo. Namecciano due sfere, senza cooldown. No, quello è colpa sua, quello è il potere suo. Non è colpa sua. Però cioè, se mi dici dimmi un nome, dico è Elek, il capo dei cattivi, non quello che combatte. Che combatte una merda, però lui è uno stratega. Poi è bello che non combatte alla fine, c'ha senso. No, mi dispiace per il povero Goku, ma in sta saga male. Vabbè Dante, però tecnicamente non è che c'ha una data di fine quel desiderio, eh. Cioè quel desiderio è fino a che non muore di vecchiaia, cioè. Non c'è un momento in cui finisce il farlo crescere al sicuro. Ma gli dice proprio che la sua la vuole che il figlio poi ti salvo, una cosa del genere. Non mi ricordo. Allora è vero che effettivamente Goku muore. Quindi, sì, cioè, l'interpretazione di qualcuno mi piace. È comunque flop per me Goku in questa stagione. Il desiderio non dice che vuole che i figli crescano, non vale fino alla maggiorità vista la finaccia di Raditz. Decisa. Cioè perché morirà di prima, quindi il Dragon Sherron si prende la libertà di decidere lui. Cioè, però è vero che in un colpo... Poi quant'è la maggiore età in Dragon Ball? Vabbè, è maggiore età nel senso adulto. È un desiderio di merda e basta, crea confusione, non è chiaro. Il Drago poi, tra l'altro, il Drago dice che non può fare 200 cose e quello lo può fare. Ma perché lo vuoi fare? Cioè, perché non puoi uccidere un personaggio, ma puoi modificare gli eventi futuri, il corso degli eventi. Cioè che... Allora puoi ammazzare pure Vegeta, basta che gli fai esplodere la navicella mentre stai in volo. Sì, sì. Cioè, che discorso è? No, l'unica flop, non sono d'accordo. Manco. L'unico motivo per cui si potrebbe salvare in futuro è che dicano: beh, in realtà è stato un desiderio inutile, perché però non lo diranno mai. Ma no, ma perché il drago te lo dice se non lo puoi fare, se non lo può fare. Non te lo fa, vabbè, te lo dipende, fai perché è molto interpretazione. Il drago ha interpretato. No, infatti, il drago ti dice: cioè, che cazzo stai? Di che vuol dire sta cosa? Sì, sì, crescerà. Perché poi lo fa. Cioè, addirittura l'altro a un certo punto gli dice: tipo, quando devono resuscitare Goku, e però in realtà non è morto. Gli dice: sì, guarda, che non è morto. No, esatto. Ma fatto... A parte quello, poi c'è lì proprio... Sharon, secondo me, esaudisce quasi. C'è proprio un problema. Anche perché Goku doveva morire di malattia. Quindi c'è proprio un problema, e quello è il quel passato è sia nel futuro di Trunks che nel futuro normale, quindi in realtà nel futuro di Trunks c'è stato questo desiderio e Goku è morto di malattia. Sì, vabbè. Quindi proprio c'è, cioè, è proprio un buco di dramma. Che cosa? No, flop tipo 80 e basta. Flop for all. Prossimo. Questo è interessante, buco di drama, oltre che merda. Interessante. Oh! Vaginia! Ah, per me lui è più top che flop. Certo. Sì. Ma... Sì! Poi il suo... capisce come usare i suoi poteri, c'è un'evoluzione. Perché tanto alla fine quello che deve fare alla fine è sempre Goku, quindi cioè, fa il suo però le busca. Di quello è un po' triste, cioè tanto il fatto, le busca, il fatto che sei sempre il numero due, però diciamo che non lo sconfiggono. No, però quello stesso dice, lui impara i superpoteri di Beerus, però le busca uguale, perché deve, cioè poi c'è Goku, Goku non può essere quello più forte, il secondo. Beh, tu le boschi, Goku non può vincere, Goku le busca, ma le busca dopo di te e meno, perché è Goku. Poi dobbiamo mettere cereale, quindi facciamo che il cereale fa le cose. Però comunque non ha fatto cose prima e più di Goku. Però non ha fatto cose che dicono
Come vabbè, stesso piaciuto. Ragionamento che hai fatto prima, e cosa ha fatto per dirti? Beh, no, è comunque centrale nella trama. È come Goku. È sempre lo stesso personaggio, eh? No, è no, numero Goku, due. Goku c'ha un retcon della Madonna. Sì, sì. Lui, cioè, no, altro, lui altro, secondo, me, secondo me l'ultra ego è una buona idea. Sì, è figo. Cioè, per fare trasformazioni, secondo me è una buona. Cioè, tu pensa ultra ego e Gohan Beast. Che merda è Gohan Beast? Sì, cioè, secondo me, se non si salva, cioè, Vegeta, non si salva nessuno. Cioè, che idea c'è dietro a Gohan Beast? È da una merda. Può essere Gohan nella una saga merda. Di Cell. Una merda. Cioè, che però non ha avuto Vegeta ultra ego. Ha una sua idea, almeno. Ma il problema è che piccolo arancione. Applica l'idea al personaggio. Cioè, il personaggio è quello che fa sempre in tutte le saghe. Combatte un po', poi fa finta di allearsi con Goku. No, ma sono d'accordo. No, non mi voglio alleare con te. Sei brutto. No, combattiamo. Poi adesso ci penso io e busca la prima volta dal cereale. Poi sta un po' là e si riprende. Intanto combatte Goku. Non mi allerò mai con te, ma Goku, Vegeta, dobbiamo fare le cose insieme. Vabbè, facciamo le cose insieme. Combattono tutti e due contro poi basta, arriva il suo momento di buscarle da solo, che è prima di quello di Goku, perché Goku le deve buscare di meno e dopo c'è un ciclo che si ripete, però guarda, no, perché in altre saghe secondo me sarebbe stato molto più flop, perché ci sono delle saghe stia buscando mazzate, ci sono delle saghe proprio perde in cui c'è sta lui che fa i balletti per virus, ste cazzate, no, quelle sono merde. Invece in questa saga Vegeta fa Vegeta. Busca da dar cereale, non c'è proprio una cosa senza senso. Inguardabile lui che le busca dar cereale, vabbè, che gli fa grande pistolettata con manina pim pim pim. È cereale che è sbroccato, e beh, parte dalla saga. Ma povero Vegeta, ma che può fare? Già, cioè, ripeto, questa saga ti salva soltanto Elec, per quanto mi riguarda. Guarda, vabbè, no, io posso discutere un po' sul Namecciano, però... Effettivamente, se ci pensi pure lì, che erano due sfere, eh? Senza cooldown. E se esprimo due desideri di fila. Sette sfere, porco, sì, due. Sì, sì. Vabbè, io metto top a Vegeta. Io ma sì, se non metto top a Vegeta, metto flop a tutti, praticamente. 51%. Close. Peccato. Bello. Peccato. Beh, sono contento che Vegeta abbia spaccato in due l'opinione pubblica. Ma sul prossimo, secondo me, non avremo dubbi. Vai. Mamma mia. Mamma mia. Piace, Maggi? Allora. Ma guarda che esteticamente non mi dispiace. No, esteticamente è carino. Allora, gli cambiano i colori in continuazione. Secondo me... il Golden Freezer è comunque peggio. Cioè, secondo me Golden Freezer è questo irrecuperabile. Questo si è infilato dentro una stanza dello spirito e del tempo, non si sa come, non si sa dove. Ma però almeno l'ha fatto. Cioè, nel senso, Golden Freezer è in quattro mesi. Sì, lì così a caso, resuscita tre mesi, picchio i Super Saiyan God, cioè. Che cazzo? Esce la saga, lui come fa a sapere che c'è il guerriero più forte dei guerrieri più forti che hanno incontrato i più forti? C'è il guerriero più forte che non è no, perché, il fratello Delek. Perché dicono come che sta nella stanza e non conta come il loro mondo. Questa è una cazzata gigante. Sì, sì, sì. Non mi ricordavo sto posto gigante questa cosa. Guarda, allora, senti, io apprezzerei sinceramente una mini saga dove mi spiegano effettivamente Freezer che cazzo ha fatto. Pensate che mo compare diventa se me buono. Lo fanno, posso, cioè, ve lo devo giustificare bene, mi fanno vedere il pianeta dove è andato, cosa ha fatto, come è andato, cioè non mi fa il pazzo, no, uguale, beh, però almeno la cosa che non non conta, lo dimo, perché no, se la no cosa, la cosa che non conta lui dentro al senso spirito del tempo per il desiderio del drago non c'ha senso. Non c'ha senso perché ma a me non piace proprio il concetto che lui è andato nella stanza spirito del tempo in un pianeta a caso, in un posto a caso, è entrato, c'è stato 10 anni. No, io sta cosa non... Ma c'è sta piccolo che parla con Goten e Trunks tutto il tempo, e quando sono al senso spirito del tempo, dai, ma non so, collegati di cosa? Collegati di cosa? No, vabbè, ci può stare che è un'altra dimensione, ma è una coincidenza troppo grande. Sì, no. Cioè, che proprio in quei giorni è successa questa cosa. Cioè, almeno fammela vedere.
Fammi vedere che nel frattempo Freezer sta facendo qualcosa. Fammi vedere, no? Invece no, per fare il colpo di scena. Oh, sono stato alla stazione spedita per 10 anni. Eccomi, fortissimo. No, così no. Brutto. E lui non è nemmeno il più forte. No, no, lui è il più forte. Non c'è la teoria per la quale adesso viene introdotto Broly. Ma già stato introdotto. Non c'è stato introdotto però, Broly. Però ancora non ci si è menato nessuno Broly, no, tecnicamente. Però per ora il più forte è lui. Beh, sì. Senza contare gli angeli e virus in caso. Sì, che vediamo, perché che quando è che lo raggiungiamo virus? Perché nel sì, senso, sembrava sempre vicino. Sembrava più vicino di così virus, un po' di tempo fa, però. Però vabbè, diciamo che per andare avanti virus ancora l'abbiamo raggiunto. E no, super flop. No, super pure flop. Secondo me. Brutto, eppure appare talmente poco, eppure fa cagare. Veramente senza senso. Veramente sì, brutto, brutto. Supera Beerus, ovviamente mette a piangere. Flop. Bene. Ci siamo levati dal cazzo di Dragon Ball. Sì. No, massimo 3 sono. Okay. Sei pronto, Maggi? Vai. Perché prossimo. Adesso, nei prossimi vinci 2 voglio la partita. La discussione. Yu-Gi-Oh, prego. Il ragno. In quale saga? Nella nave. Beh, top. Ma hai completo il flashback? Sì, il flashback è piaciuto. Ma sì, dai, il flashback è figo. Ma poi pure loro nella nave sono interessanti. Tutti insieme sì, perché uno solo, secondo me. No, per me si salvano per il flashback. Cioè, il flashback è effettivamente molto bello. Aggiunge caratterizzazione, come si sono formati, eccetera, quindi per me pure è top. Beh, la nave è top, dai, l'altri che fanno una nave, mi ricordo. No, 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 pure c'è Franklin che c'ha tutta la discussione col vecchio, sì, del okay. No, nella nave, la discussione del guarda che figo. Se fosse stata solo nave avrei messo flop. No, però no, guarda che carino, cioè secondo me se tu metti solo nave e consideri il ragno ti dico flop. Se tu mi dici Nobunaga nave ti dico sì, perché Nobunaga è figo nella nave, è quello che fa più cose, è quello che ha un sembra l'arco di Nobunaga del ragno nella nave. Però se c'è il flashback è figo, secondo me. C'è la minchiottina morta è figa. È la cosa, secondo me, che mi fa mettere cioè, il top. Nobunaga va in giro con altri due. E vanno... Che fanno? Ma a te perché ti piace più Nobunaga? No, cioè, perché Sphinx che... fa tanto quanto Nobunaga. No, eh? Nobunaga è quello che ammazza il minchiottino, gli mette è, la è un la po' cosa più centrale. Quando compare. Ma perché voi siete dei cazzo di fanboy dei... delle battaglie, cioè se uno tira una spada da uno che... è diventato il top perché è l'unico che tira una spadata, no, ma che cazzo quello, dite? Perché è quello che poi, cioè, guarda, se me vado a rivedere, poi è quello che compare proprio di più in termini di vignette, Nobunaga è quello più centrale, cioè, è quello che... non mi sono messo a contare le vignette, però nel senso la dinamica è interessante, loro prima tutta la parte col gruppo mafioso è carina, a me Franklin tra l'altro mi è piaciuto come l'hanno caratterizzato, perché ogni volta diciamo che uno guarda Franklin e pensa che sia un coglione. Ma perché ti ricordi la reazione Nobunaga dal flashback? Sono d'accordo. No, perché Nobunaga ma non è quello che ha più, che è quello che c'ha più dinamismo all'interno della saga. Detto riguarda ai tizi del ragno. Io la cosa che mi ricordo per prima è Franklin che parla col vecchio. È la prima cosa che mi sono ricordato. Però, okay, cioè, sì, un po' Franklin però, che bene. Parla col vecchio non è top che dici. No, vabbè, ma perché Franklin, visto che è stato meno caratterizzato nelle altre saghe, è una cosa che mi è interessata di più. Cioè, Nobunaga comunque già lo conosci, cioè, nella saga della... Sì, ma gli interessa di più Nobunaga, sì, si vede che è quello che gli piace. Ma il ragno non se li caga di pezza. Sì. Non so se si conta anche il prenave, perché se si conta anche il prenave c'è tutta la parte di Grollo contro Hisoka. No, ultima saga. Quindi questo è morto, quell'altro è morto. Poi c'è pure la sì, rivelazione. Vabbè, ho messo un'immagine che fa capire. No, però c'è pure la rivelazione che Lumi è entrato a far parte del ragno. Quella è carina qualcosa. No, questo non aggiunge niente alla caratterizzazione. Ma come non aggiunge niente alla caratterizzazione? Se c'è un nuovo membro, che vuol dire non aggiunge niente? Allora, scusa, non ho capito. I morti non li contiamo. Quelli che entrano non li contiamo, non contiamo nessuno. Ma conti quello vabbè, che c'ha ragione Maggi. Nobunaga, ti è piaciuto? Sì, dai, top. No, il flashback per me è il punto forte. Ah no, certo. Cioè, per me è il punto forte della loro caratterizzazione è il flashback. Sì, ma vedi, ma pure lo stesso Togashi, cioè, per esempio, fatti capire, bimba aspirapolvere.
Beh, il forte a fare braccio. Basta, di ferro. È finito. Bimba aspirapolpe. Bimba, bimba riattacca braccia. No, dai, non è vero. Maghi, maghi. E poi che fa? Riattacca e braccia. Brava. Compare quando serve riattaccare e braccia. Ma non è vero, non è vero. Fai tu, maghi, maghi interessante. C'è anche nel flash. Con l'altro, il sarcofago con i buchi addosso. Ha tirato Giove. Va a finire. Ma non so più. Leva, no, no, Bono Lenov, effettivamente. Su Bono Lenov sono già più d'accordo. Però Maghi non sono d'accordo. Ma poi dipende, perché magari avranno i loro momenti. Cioè, sono dei personaggi. Avranno, adesso no. Ma non è che, non è che bravo, poi. Maggio. No, non è vero, perché no, beh, palesemente, ma pure Franklin non fa cazzo. No, no, scusami, se io qua ti metto. Spara che gli dica. No, allora ti voglio chiedere, no, io qua metto gonna saga della nave, tu fai flop, non c'è. No, beh, sì, non è flop, sì, non è giudicabile. Attenzione, senza discorso, no, no, senza voto. Attenzione, attenzione, se tu mi dici Gon saga della nave flop, perché flop, non c'è, vabbè, no, flop non c'è. Scarciatore che entra in campo, ma che discorso è flop, non appare flop, perché lui di Terragno te li mette nella saga della nave, non ha dato nulla in culo. Ci stanno tutti nella saga della nave, o quasi tutti quelli, cioè no, sì, no, ci stanno tutti. Semplicemente alcuni proprio, cioè, vabbè, sta là, eh. No, ma perché la saga della nave non è finita, vabbè, ok? Hai visto? No, ci sono divisi in gruppi, si sono divisi in gruppi. No, si sono divisi in gruppi. E guarda caso, le cose le fa fare a Nobunaga, perché è quello guarda che secondo me gli piace di più. Cioè, quello su... cioè, Nobunaga. Cioè, Crollo gli piace di meno di Nobunaga. Di quelli che non del ragno che non sto Crollo gli piace più Nobunaga, molto probabilmente. A parte che fa fare più cose. Secondo me Togashi Nobunaga gli piace molto. Ma Togashi sì, ma Nobunaga gli piace, ma secondo me nella saga della nave Bono Lenov non gli piace. Personale... No, ma pure Bimba Aspirapolvere, cioè la mette come contorno. Ma no, cioè, ma perché Bimba Aspirapolvere è un personaggio meme, che cioè... no, che meme, fa parte, ma quando è una bestia questa sfonda tutti, cioè, e quindi non può essere meme. Arale è meme, no, sfonda tutti. No, ma che vuol dire Arale è caratterizzato. Però no, questa no, come no, ha avuto tempo le tre volte che l'hai vista è meme. Non si ricorda che deve fare che la sua mano principale è la destra o la sinistra, ma non so per niente, la sinistra, perché cioè, lo fa con la destra. Se tu la vuoi buttare, è meme come se tu la vuoi buttare a meme, perché non ti interessa il personaggio, tant'è che infatti... ma questa è un'idea, no, del cazzo, no, come del cazzo, ma cioè i personaggi meme sono perché non ti interessa il personaggio. C'è Drax in Guardia della Galassia è perché non gli interessa, non il è... personaggio. Attenzione, Drax è iper caratterizzato, non è meme, è meme. Drax, Drax ha dei non è meme, Drax assolutamente no, Aspirapolvere non è meme, ma Drax non è meme perché Drax fa delle scene meme, ma è un personaggio iper caratterizzato. Bimba Aspirapolvere non è un personaggio meme, no, non è un personaggio. Vabbè, nessuno del ragno per fare. Ma che cazzo dici? No. Ma che cazzo dici? Ma ti fa vedere soltanto cose senza senso e buffe di lei. Non fa mai una cosa seria. Non rimane, mai fatto contro mai le formichine rimane nuda. Fa tutta la cosa del. Cioè, è sempre meme. Ma che con vuol la, dire? Con l'aspirapolvere che. Ti rimane nuda, però ti fa vedere che era tutta una tattica sua. Cioè, non è che dice una cosa meme, meme. Tipo Saitama. No, non è, no, non è meme. Che... Cioè, ripeto, ma vabbè, non è meme, il personaggio lei, può essere, vabbè, avere anche scene meme tipo Drax. Ma no, ma perché gli altri non ce le hanno. Cioè Maghi non ha scene meme, Franklin non ha scene meme, Nobunaga non ha scene meme, Peitan non ha scene meme, Crollo non ha scene meme. No, non c'hanno scene meme nessuno, tranne chi? Tranne Bimba Aspirapolvere. E sarà meme? No, assolutamente no, perché semplicemente... Ha non è che ci deve essere un personaggio meme per forza, eh. Vabbè. No, non è meme. No, non è meme. Cioè, è semplicemente quella a cui non vuole dare troppa importanza e quindi per fargli fare qualcosa gli fa fare la parte spiritosa, gli fa fare la linea comica, ma non gli interessa palesemente. Ma come secondo me non gli interessa quell'arte. Non gli interessava Cortopi. La cosa più bella di Cortopi quella è morire. Bello, no, Cortopi, non è giusto. Vero, Cortopi è fondamentale in tutta il piano quando del, parla Cortopi, della, ma, quando compare, ma vabbè, Cortopi, ma, non compare ma, non deve, ma non deve parlare Cortopi, non è che ogni personaggio deve essere più carismatico del gruppo, no, cioè ci sono dei ruoli all'interno del gruppo, bravo, ok, siamo d'accordo. Quando arriva Ferenc e ti dice ma se te sei due ore che non parli, ok, cioè non è che allora che vuol dire la flop Maggi, cioè che cazzo vuol dire? Che semplicemente no sì, dipende dalla situazione, no, vuol dire quando lui si mette a scrivere 13 personaggi del ragno nella sua mente decide a quali dare più importanza, no, ma decide che alcuni sono più ruolo, esattamente, decide che alcuni sono ognuno ha il suo ruolo. Bono Lenov non ha un ruolo, decide che alcuni sono carismatici. Bono Lenov non ha un ruolo ancora, sono d'accordo, cioè Bono Lenov deve ancora mostrare, ma infatti Bono Lenov è ancora vivo. Cortopi ha esaurito il suo compito.
compito. Cortopi era fondamentale per tutto quanto il piano. È solo alla, il potere, Cortopi. Alla... Cortopi per no, certo, è solo ma, il potere. Ma infatti, te lo fa vedere che lui non parla, lui è sempre tutto timidino da una parte. Non gli interessano. Cioè, no, me, perché quello era il suo scopo. Sì, però noi, io non so niente, cioè, io veramente di quel personaggio, cioè, mentre non sai niente anche, di Cortopi, anche di cosa, di... Tizia Nasona, dai, come si chiama? Pagunoda. Pagunoda non mi ha detto il passato, le cose, però è figo. Cortopi, io non so nulla, cioè un no name Cortopi. Ma perché Pagunoda fa la dinamica da figa. Lei fa la cosa da figa. Cortopi invece muore semplicemente perché viene ammazzato da Hisoka mentre non è distratto e quindi non ha fatto la parte da figo. No, ma questa è anche la cosa bella. È la cosa bella di Hunter x Hunter. Non è che ogni personaggio deve morire per flashback di 80 immagini. Oddio, ma quanto è incredibile quel personaggio. No, perché a Togashi non gli interessa approfondire Cortopi. Semplicemente ha messo a schermo alcuni personaggi che lui ritiene più carismatici, quindi approfondisce. Allora, io non sto dicendo che Cortopi è un personaggio incredibile, io sto dicendo che Cortopi è un personaggio funzionale. Non tutti i personaggi devono essere più fighi del mondo, soprattutto quando muoiono, come invece succede negli altri battle show. Cioè, per me Cortopi ogni volta è flop, che muore, anche se non muore un personaggio, per me no, per Madonna, me no. Santa. Ma perché deve essere flop? Cioè, nel senso, appare tre volte. Ma che vuol dire? Ma allora qualsiasi personaggio che appare poco è flop, perché appare poco. Attenzione, è un personaggio che l'ha messo soltanto per l'utilità del potere. Cioè, questo è proprio faccio questo personaggio, scusami, perché mi serve questo potere cioè, e basta che, non gli per quanto mi riguarda niente, per quanto muore. Mi riguarda Cortopi vale miocca come caratterizzazione. No. Sì. Ma anzi, all'interno di quella trama è più importante Cortopi di Miocca. Solo che Miocca è un brutto tenebroso. Ma quanto è figo? La spada grossissima, spazio più forte del mondo, Ma quanto è figo? Tu sei il primo però che dice che il carisma è una cosa. Perché attrae, ma non tutti i personaggi devono essere i più fighi carismatici, ok? Ci sono anche personaggi però che rimangono. Tu hai votato tre parole, hai detto, però quanto è carismatico. Poi carisma quello è parte integrale di Star Wars, quello che esplode il pianeta Tarkin. Tarkin non è Miok. No, Tarkin non è Miok. Ok, Tarkin è figo perché Tarkin nel suo ruolo è fatto benissimo. Ad esempio, ci sono tanti personaggi che dicono poco ma vogliono dire tanto, e personaggi che dicono poco e non vogliono dire niente. Ma non è okay. Vabbè, dai, comunque siamo tutti d'accordo. Vabbè. Per me è top. Cioè, nel senso, io sono assolutamente d'accordo. Cortopi gli serviva per il potere. Prossimo, adesso. Ma quale scopo a Zoro? Dai, che non ci hai capito un cazzo. Lo scopo a Zoro glielo dà. Lo sai chi? Una persona di cui non si ricorda il cazzo di cognome. Si chiama Shimotsuki la persona che dà lo scopo a Zoro. Chi se lo incula, Mioc? Può essere chiunque lo spazio più forte del mondo. Posso essere pure io. Zoro vuole diventare lo spazio più forte del mondo. Chi è lo spazio più forte del mondo? Non gliene frega un cazzo a Zoro. Ok? Non ci hai capito molto. Zoro, non ci avete capito un cazzo. Zoro comunque ci ha un senso di rivalsa nei confronti di Mioc che l'ha umiliato. Ma semplicemente perché lo umilia. Ma poteva essere chiunque. Cioè, se ci metto io al posto di Mioc, che ha la spada nera, sto uguale. Sto lo stesso tizio. Non è cambiato niente. O sai il passato, ma che non è cambiato niente. Sì, ma nella testa di Zoro Mioc è un obiettivo. Mioc è un obiettivo per quello che rappresenta a livello di dinamica. È come Im, non è un personaggio. Im è un ruolo. Non è un personaggio, ok? Im non è niente. Ma non è vero. È un ruolo, ok? Nel ruolo ci puoi mettere chiunque e funziona uguale. Se tu prendi Cortopi, gli dai una spada nera gigante, gliela tiri in testa, prendi il coltellino, ammazza Zoro, Cortopi è fighissimo. Come Mioc. Io sono d'accordo che per ora, però, noi sappiamo che Mioc c'è ancora non ha finito. Cortopi ha finito. Cioè, Cortopi è quello. Infatti Cortopi è finito. Ha fatto il suo. E non è un personaggio principale neanche all'interno della dinamica secondaria, che è quella del ragno. È vero, perché guarda che sicuramente non è un personaggio che ruba l'occhio. Però gli va dato atto che quantomeno questi personaggi non è che devono per forza essere
incredibilmente strappalacrime. Cioè, quando muore Cortopi, Cortopi muore e basta. Non c'è un flashback di 8 pagine in cui ti fa rivedere il suo passato, come è cresciuto Cortopi. No, non c'è bisogno di ogni personaggio. No, invece voi siete abituati. Voi infatti siete il bersaglio del mainstream, ok? Voi siete abituati a vedere il personaggio. Non vi è mai fregato un cazzo quel personaggio. C'ha il flashback di 8 pagine, ma quanto No, carino. io odio il quanto flashback. È carino il flashback di 8 pagine. Lo fanno tutti. Quella è la maggior parte della caratteristica dei personaggi. Io sono. Perché mi occhia ancora. Io sono d'accordo che il flashback premorte è una paragulata per farmi cercare di empatizzare. Sono d'accordo. Il fatto è che Cortopi, cioè, non mi hai detto nulla di quel personaggio, non so un cazzo. Quindi non devi sapere tutto di tutti. Vabbè, ho capito, ma non so veramente. Cioè, è veramente un no-name, un NPC. Cioè. Nel senso, c'ha un buon potere, ciao, ho finito. Va bene, dai, scanniamoci su questo. Esatto, io non ho detto che è meglio, io ho detto che sono la stessa cosa, sono interscambiabili. Sì. Se Miocca si mette a fare le copie dei cosi e Cortopi si mette a menare la gente con la spada, è uguale, non è cambiato niente. Va bene, uno però ha finito, l'altro ancora no. Comunque. Scagliamoci su questo, dai. Floppissimo. Mamma mia, che schifo. Rovina tutto questo personaggio. Rovina anche i Fantateam. È veramente fastidiosissimo. La persona più noiosa della storia del mondo. La nave si regge su sto personaggio. Du coglioni, infatti. Mamma mia, che palle! Si regge sui cattivi, vabbè, sui seritoni. Ma infatti questo rovina invece, tutto. No, ma invece, tre quarti ma voi a schermo, non capite un cazzo. Coglioni. Cioè, questa è sicuramente la saga in cui Kurapika è la miglior caratterizzazione che ha Kurapika finora. Mamma mia, cioè, rispetto alle altre saghe. Cioè, perché nel... parla di più. Non no, più ma perché, nulla, ma, perché ma perché capisci proprio tutto, tutto la dinamica di pensiero del personaggio. Vai nel profondo dell'essere umano. Non è che ma quanto è figo Kurapika che umilia Ugin. Cioè, ma quella non è caratterizzazione. No, aspetta. E all'inizio ti viene spiegato il suo scopo, quello che vuole fare. Cioè, tu sai tutto. Tu sai la parte superficiale del personaggio, non sai tutto. Tu sai moltissimo e no. Ti viene caratterizzato un'evoluzione di questo personaggio, anche come sviluppa il potere, eccetera. Sulla nave è solo overthinking, non ti aggiunge nulla al personaggio. No, ma che cosa di no? Ti aggiunge non è che vero. Pensa tanto. Non è vero, no, perché tu tramite i pensieri che fa Kurapika capisci chi è Kurapika. Capisci che è una persona estremamente riflessiva. Che non riflessiva. Sapevi prima, lo sapevi anche prima. No, non è vero, perché contro il ragno va in Berserk, ammazza tutti, non gliene frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo di quello che fa, non è vero niente. Anzi, è il contrario della caratterizzazione che ha durante gli Orcs in City. Kurapika, non dire stronzate. Kurapika, per quanto appare a schermo, ti dà troppo poco. Kurapika, tra l'altro, è un personaggio che fallisce, nonostante sia intelligente, perché qua c'è queste dinamiche di solito tipiche di questi shonen in cui il personaggio intelligente ha sempre l'idea giusta e il personaggio stupido è quello che fa le cazzate. No, cioè, Kurapika è intelligente, ma non vuol dire che è infallibile. Cioè, fa dei ragionamenti che hanno anche senso a priori, ma che poi non si rivelano esatti. Ok, come la storia di Lupus, la gente che se io al primo turno voto a caso il lupo, ma meglio a Goat, se fai un ragionamento sensato che però è sbagliato ai fatti, non ci ha capito un cazzo. È il contrario, l'importante è il ragionamento a priori, non nell'effetto a posteriori. Se il ragionamento a priori è giusto, anche se fallisci, era comunque la cosa giusta da fare. Togli Kurapika da questa serie e diventa una serie decente. Ma che cazzo dici? non lo devi seguire Hunter x Hunter, non te lo meriti. Non te lo meriti. Vai via, non ti vogliamo. Vai via, non te lo meriti. Non te lo meriti. Provate a levare Kurapika dalla nave. Perché mi piace. La nave diventa una saga di quanto è figo Zeridoni, scelto un brutto nebroso. Guarda, che comunque se tu mi fai una top 3 eventi che ti hanno segnato e ti caratterizzano la nave. Ma sono... l'evento in sé è ovvio che no, Kurapika serva ad allungare Zeridoni, il brodo in una maniera che va indietro nel tempo. Guarda, ti metto pure il cinese che uccide. Non quando pensa, ma il cinese che uccide. Va bene, ma perché quelli sono eventi. Quelli sono eventi che fanno. Che Kurapika non ti lascia nulla. Ma non è vero che non ti lascia nulla, è la struttura della saga, cazzo. Meno male che la chat è meglio di voi. È la struttura della saga che rende poi anche memorabili gli eventi singoli. Ok? Non mi puoi dire. Se tu togli tutto e lasci soltanto, Zeridonic prende il potere.
quella muore, ma in realtà c'ha la cosa. No, no, la levi solo Kurapika. E quell'altro uccide il tizio. Non è una saga bella. Kurapika è una contro insetto. Lo sai anche... che cos'è? Lo sai cos'è? È Demon Slayer. È Demon Slayer. Sì, è Demon Slayer. Se tu lasci soltanto quelle parti che dici che sono. È Demon Slayer. Tutta la parte di Soka. È tutta la parte in cui compare uno pelato. No, io sono convinto che se levi Kurapika c'è una saga molto più scorrevole. Guarda che Kurapika meno overthinking. Dentro questa saga, lui come evoluzione del personaggio non ha nulla. È uguale a come era prima, non cambia niente. Quello che cambia è semplicemente che pensa tanto. No, innanzitutto non è vero. Perché ti presenta un nuovo potere di Kurapika, che tra l'altro è molto interessante. E grazie, perché se levi Kurapika perché fortunatamente l'abbiamo letto in live e appena è uscito il potere di Kurapika, il signor Livio Marconi ha fatto: ma questo potere è troppo P. Ma questo potere non c'è senso, questo potere è sbroccato. Grazie, appena okay. Ma madonna, sbroccato questo potere, non ha senso. Tre capitoli dopo, ti ha fatto capire che Livio è un coglione. Cioè proprio, c'è il manga che ti dice, sai che Livio è un coglione? Perfetto, perché voi pensate in maniera talmente tanto superficiale e non seguite le cose, che non capisci un cazzo, ok? Non capisci un cazzo e il manga te lo dimostra, ti fa capire perché quello overthinking, non è overthinking un cazzo, perché Kurapika si rende conto dei limiti del suo potere ed è preoccupato. Poi lo deve usare per forza perché la situazione lo richiede e infatti viene inculato da una cosa che sembra banale apparentemente, e questa è la cosa bella. In One Piece, in Hunter Hunter anche le piccole cose banali possono essere importanti e drammatiche. Non deve per forza esserci un pugno gigante che spacca la nave per essere un problema. Questo è il solito, sì, la montagna, però... se non è più grosso di tutti, non è grosso. Non ho detto che voglio una cosa da One Piece, è semplicemente che questo diventa troppo. E Kurapika non aggiunge niente alla sua caratterizzazione, mi vuole far vedere che fallisce, va bene, me lo fai vedere una volta, due volte, tre volte, quattro volte, la quinta, te mando a fanculo, perché mi stai mandando avanti un personaggio che continua a pensare per poi non fare un cazzo, perché poi l'unica cosa decente che fa è insegnare Nen. Ma non è vero niente. Cosa lui sta prendendo informazioni. Informazioni ha preso? Lui ha scoperto che Zeridonic è quello che ha gli occhi. Lui sta cercando di tenere in vita il bamboccio. Ridondante. Sconsiglio di far vedere che la lettura bene. Di Kingdom. Vi sconsiglio la lettura di Kingdom. Ripeto, sono sicuro che sarà molto meglio di Kurapika. Il ragionamento che tu fai alla base è: ma se tu sei un lettore di Hunter x Hunter, questo è Hunter x Hunter. Perfetto, io non ho mai letto Hunter x Hunter in vita mia, ho guardato l'anime, ho letto per la prima volta La Nave, che è la prima cosa che ho letto. È prolisso e ridondante. Ma io non sono lettore di Hunter x Hunter. Ma io con te non m'abbio mai, perché tu da subito hai detto che non ti piaceva Hunter x Hunter. Cioè, quest'altro però far finto fanboy di Hunter x Hunter è pessimo. No. Io giudico in base a quello che vedo e non per partito preso, dicendo addirittura che Cortopia è un personaggio top. Cioè, questo è proprio non ho detto quello. Ho detto che Cortopia è un personaggio funzionale. È un personaggio funzionale e non è un personaggio peggiore di un altro personaggio che la gente magari pensa che sia figo, ok? Cioè, sono personaggi funzionali di cui ovviamente sai poco perché hanno poco spazio e rimangono lì. Non è un personaggio che dici? No, medio. Lo vedi? Allora combatti su questo. Certo. No, perché tu ti trovi un avversario che dice che è bellissimo. Non è vero, io ho detto un personaggio medio. Che fa il poco tempo che ha. Non è un no-name, non è memorabile. È un personaggio funzionale alla trama. Medio non è nella media. È un personaggio funzionale alla trama che non rimane nel. No, se tu devi scegliere tra top o flop, personaggio medio in che 50% ricade? Ma in che saga? No, qua. È morto Kurtopi. Vabbè, Kurtopi che fa prima di morire? Facciamo Kurtopi da tutto Kurtopi fin da quando lo vedi a quando muore. Medio, che vuol dire? E tu devi scegliere tra top o flop. Se tu mi dici Yorkshire City, per me è top. Cioè, è un personaggio che porta avanti la trama. Ok, cioè è importante nella trama, non fa niente per cui dice ma guarda che cazzata che ha fatto. È vero, perché da top e flop è un metodo top, ma ripeto, è medio. Cioè io cerco di capire se io non è che se mi piace Hunter x Hunter fino alla nave,
allora poi difenderò Hunter x Hunter fino alla morte, come fa questo, che qualsiasi cosa Hunter x Hunter è bellissimo. Ma scusa, ma forse se ma c'è lo una cosa che flop, non mi piace, ma lo dico. Yorkshire City, perché devi mettere flop con Topi? Me lo spieghi? Cioè, io ripeto, io perché per me è un personaggio, ma non è vero, tutta la trama si basa su di lui. Ma perché è solo il suo potere, non è un personaggio, è un potere. È funzionale alla trama. No, è funzionale alla trama. Pure Miocche c'è uno dei combattimenti più fighi, umilia Zoro con un cortellino. Mazzavo, c'è un potere. No, quello per la trama non conta un cazzo, praticamente. No, non è vero. Perché crea nella mente di Zoro un trauma che lui deve sconfiggere. E poi comunque torna pure dopo, è tutta la parte in cui loro si dividono i due anni. Se tu parli, mi fate un sondaggio for topi top o flop, per favore. Ma non lo è, perché tra l'altro addirittura Miocche, per non mettersi in mezzo nella trama, potrebbe uccidere Krieg, perché Krieg gli va lì e lo insulta, invece se ne va. No, non se ne va. Se ne va, sai perché? Perché non devi intervenire la trama. No. Per carità, che Miocche tocchi la trama, non sia mai. No, cioè Krieg gli va lì e gli dice sei un coglione, ma non ci spacco il culo, e Miocche che gli ha appena sfondato tutta la flotta, senza nessun motivo. Dimmi perché se ne va Miocche. Dimmi un motivo per cui se ne va Miocche. Perché la caratterizzazione del personaggio è tutta quella. No. Dimmi perché se ne va. Perché Miocche non è interessato, si è annoiato. Basta, mi hai rotto il cazzo. Gli ha sfondato tutta la flotta un minuto prima. Gli ha sfondato tutta la flotta un minuto prima e poi non ammazza lui. Perché? Però te lo dice, perché basta, mi hai rotto il cazzo, sono annoiato. Per superiorità prima no, le navi gli ha spaccato tutta la flotta. Perché era annoiato? Lui lo insulta davanti, ma mi sono annoiato, me ne va. No, perché non deve toccare la trama. Perché Krieg deve essere sconfitto da Luffy. Regà, è così. Potete fare finta. Potete fare finta di dire di no, ma voi dentro di voi lo sapete tutti che è così. E tanto dentro voi la notte prima di andare a dormire lo sapete che è così. Anche Krieg perché deve essere sconfitto da Rufy e quindi Miocche non lo può toccare. Assolutamente perché non può interferire. Anche perché la caratterizzazione del personaggio di Miocche è proprio questa. Lui addirittura non c'ha una flotta, non c'ha una ciurma, gliene frega un cazzo a quello. C'ha la sua cassa da morto e rema, sta sempre a fare i cazzi suoi, sta sempre a braccia concerte per i cazzi, gliene frega un cazzo di nulla e di nessuno. Lui è superiore, sta per i cazzi suoi. Cioè arriva a farsi allenare Zoro, lo guarda all'alto verso il basso, abbraccia concerte, è come parla con Perona, come se fosse chi sei te che stai a fare qua, è tutta la verità. Io vorrei chiedere a Francesco, è un superiore, gli frega un cazzo niente. Io vorrei chiedere, quindi, fare due domande. Ma chi te sei in culo? Sono divertito, basta. Io sono anche abbastanza d'accordo. Allora, comunque, a parte questo, vorrei fare a Francesco due domande. Uno, mi dici dei personaggi flop di Hunter x Hunter? Bello. Ma saga per saga o in totale? Bella questa. No, però ti è la saga. Di qualsiasi, di quello che vuoi. Prendi quello che vuoi. E non lì, personaggi che appaiono due tavole. No, aspetta, cioè nel senso, quindi mo non va bene. No, Cortopi è un personaggio. Devi prendere un personaggio, cioè, che effettivamente è qualcuno. Ma per me, che ne so, ad esempio, la madre di Killual. Secondo me la madre di Killual è un personaggio flop. Non è un personaggio interessante. E la tizia che fa ma tutte e due quelli che fanno il test del cibo gli Hunter del cibo flop. Ma perché non servono un cazzo? No, non fanno il loro, cioè deve intervenire Netero perché lei rosica. No, quella è loro proprio, sono fallibili, non è vero, quella cosa è veramente una perdita di tempo, perché l'hanno messi là che devono fare una cosa, lei sa benissimo che quello che deve fare non la fa, comunque a caso poi deve intervenire Netero per portare avanti la situazione, non ha arricchito niente in nessun modo. Però se così è lo stesso ragionamento di Cortopia, è un personaggio che fa il suo, ti caratterizza un personaggio. Cortopia fa il suo davvero. Cortopi fa il suo davvero. Ma io su Bonolè non sono d'accordo con voi. Cioè, per me finora Bonolè è flop. Per me il 46% è proprio impazzito. Cioè, Bonolè Cortopi è flop. Cioè, top al 46% flop è follia. Nel ragno. È Bonolenov. La tizia che fa e riattacca le braccia. Che cazzo fa? Ti attacca le braccia tutto il tempo. No, al non è gioco. Vero. Maghi è interessante. Esatto, non è caratterizzato flop. Punto. Cioè. No, è che questa è un'idea del cazzo. Flop sulla caratterizzazione. Punto. Non è caratterizzato come dicevamo prima, se tu lo metti, se per te è medio, è me il personaggio, e devi scegliere, puoi scegliere da una parte o dall'altra.
Okay, ma non è caratterizzato. Okay. Ma no, ma è funzionale, è funzionale la trama, è funzionale la trama, e la porta comunque avanti, e non fa niente per cui dici che so, oddio, questo ha fatto, c'è un buco di trama su di lui, ha fatto una cazzata, e no, è out of character, non va, cioè, è vero che il carattere è semplice, lui non parla mai, timido, e segue gli ordini di Grollo, però non è che va out of character all'improvviso, cioè non è che impazzisce, fa cose che non hanno senso nella trama. Ok, è un personaggio funzionale. Personaggio funzionale. Per me è molto più strano che Bonolè non vestiti un Giove. Quello per me è strano. Ok, quindi per me, se ti devo dire, metto flop è Bonolè, perché tira Giove. Che vuol dire tiro Giove? Cioè, che cos'è tiro Giove? È vero, stavo dimenticando. Cortopi è potenzialmente un buco di trama. Gli occhi. No, non è un buco di trama. Cortopi. Non è un buco di trama. Cortopi. Al massimo un buco di trama. La dinamica con il potere di Cortopi. Sì. No, però il è fatto un buco di trama Cortopi. Una cosa fa male. No, che stai dire? Una cosa fa e crea il buco di trama. Sì. No, non lo sai. No, ripeto. Non lo sai se quegli occhi sono ancora lì. C'è una frase che dice Kurapika che ti potrebbe far immaginare che potrebbero essere quelli, ma non sai se si riferisce a quello oppure se è il classico diciamo inganno della cadrega, ok? Quindi non lo sai, cioè se poi quegli occhi sono effettivamente quelli di Cortopi, secondo me è un buco di trama, anche contando il fatto che dopo la morte il potere potrebbe essersi rafforzato, ma comunque sia non dovrebbero arrivare fino alla morte di Cortopi con gli occhi, quindi è comunque un buco di trama se quegli occhi sono effettivamente quelli di Cortopi, ma non è detto che siano quelli. Va bene, dai, andiamo avanti. Flop. No, col cazzo, tu che hai fatto? Mi ha messo flop. Bravo, Magge, flop! Kurapika flop! E andiamo! Alla faccia vostra, fanboy maledetti. C'è di meglio, una cagata. Io lo dico. Ci sono personaggi migliori. Cioè, e questo non mi ricordo se viene detto quanto dura, però, Giovi. Non me lo ricordo se viene detto. Mi pare di sì. No, se non viene detto, effettivamente non c'è il problema. Però mi pare che venga detto. Sto a lunga brodo. Non lo ricordo. Vai, prossimo. Ah, dovevi fare due domande. Personaggi flop? Ah sì, personaggi caratterizzati meno di Cortopi. Vabbè, vi rispondo io. Non ce ne sono. Cortopi è quello caratterizzato meno. Insieme a Bonolè. Prossimo. Boom. Oh. Allora, lei è la luna, la quarta luna. Allora, vi fa capire quanto poco sia caratterizzato questo personaggio, anche e non solo dal punto di vista del carattere, eccetera, ma proprio dal punto di vista del carisma e di quanto è rimasto impresso nelle persone, perché anche della sesta luna trovi PNG, immagini, cose, di questo non trovi un cazzo. Di questo, cioè, la gente non sa manco come si chiama, non sa un cazzo di questo. Quarta luna non ricordo il nome. Che merda. Che merda. Vabbè, dai, questa è una merda. Inqualificabile. Inqualificabile. Cioè, il fatto che non ci siano fan art su questo coso. Palesemente al manga. Però vedi, ad esempio, cioè, l'altra, la quinta luna, alla fine, è funzionale, cioè, Non è un personaggio incredibile, però fa il suo. Cioè, questa è una merda. La quinta per me non è una merda, cioè è media. Ha dei pezzi fighi la quinta luna. Si evolve pure in modo interessante col potere. Un potere interessante con i pesci, che si muove tra i vasi. Secondo me la cosa dei pesci fa un po' schifo, però quella dei vasi è carina. Poi anche la parte che è piccola, però la parte che c'ha col tizio che sta forgiando la spada è un Deidara uscito male. Sono d'accordo, secondo me, perché Biocco Uno mette a schermo che è un pazzo che prova piacere, fa le opere d'arte, ma non uccide i tizi. Poi con la spada va lì. Ah, senti come urla, che bello che urla, quanto mi piace. Poi è un artista pazzo. Io, ma che cazzo deve fare di più? Cioè come design, almeno questo è veramente il nulla cosmico. Secondo me il mangaka si era rotto il cazzo, ha detto, anche perché dice che sono quattro, mi interessano le prime tre, poi in realtà sono sei. Sai che sono sei, non sono cinque. Sì, ogni tanto ne spunta fuori alla fine spunta fuori uno. Sì.
Sì, ma pure la cosa che poi c'è il... Là noto tipo un retcon pensato durante il combattimento. Questa cosa mi fa impazzire. Cioè il retcon durante il combattimento mi fa impazzire. Perché all'inizio del combattimento avevi pensato... Sì, c'è un odore strano. Ma stanno bruciando qualcosa. Livio. Centro io, Livio. No, qualcosa. Io ti ho detto, così moriamo. Qual è meglio morire di caldo che respirare questa roba cancerosa? Meglio morire di caldo. Morire di caldo. A niente è meglio di morire per quanto morire di caldo era un eufemismo. Meglio soffrire un po' di caldo. Forse la tortura è peggio. Preferire morire. Meglio però. Soffrire un po' di caldo che avere questo odore nefasto che ti permea i polmoni. Cristo santo. Vabbè che tu non ce l'hai più i polmoni, però. Parlato. Parlavo. Senti, colon irritabile, per favore. Guarda, preferisco il colon irritabile. Comunque sia, secondo me... Quel liquido... Che cos'è? Arancio piscio fatto male. Ma che cos'è? Vabbè. Fragola, banana e ananas. Mamma mia. Cioè, hai visto? Verdura. Cioè, frutta. Sì, sì, mamma mia. Sì, è il gusto, la frutta. Vabbè. E comunque sia, secondo me, il più grande fallimento della quarta luna è che li divide per diciamo... emozioni, ma le emozioni non riescono 100%, 100% è la prima volta. Bravi, ragazzi, 100%. Nonostante le divida per emozioni, devono dirtelo di quale emozione sono, perché non lo capisci dalle loro gesta. Cioè, ognuno deve dire quanto sono triste, quanto sono arrabbiato, sì, sono questo, quanto sono quell'altro. Cioè, proprio ti fa proprio capire quanto proprio non ci sia. Solo perché messo. Non c'è capitano, sono d'accordo. Prossimo. Allora, lui può essere floppissimo lui. Floppissimo per la stessa motivazione. Secondo me il migliore della stagione. Ma quando mai? Floppissimo. Si chiama il floppissimo. Non è arriva, sto granché, però. Cioè. Arriva e si presenta che sembra figo, perché ti dice non paragonare il tempo della vita di un essere umano a quello di un pilastro. Il tempo di vita di un pilastro ha una preziosità che vale 100 vite umane, perché sono gli unici che possono fare qualcosa contro i demoni. Ok? Quindi giustamente lui ottimizza in maniera pragmatica il suo tempo. Giusto, ma è giusto, cazzo, raga, è giusto. Cioè, è l'idea giusta. È l'idea giusta. Puntata dopo, vede un bimbo minchia che sta venendo inseguito da un barattolo. Pensa dentro di sé, manca di qua. Pensa dentro di sé, se lo salvo morirà un sacco di gente al villaggio. E lo salvo. No, comincia salvando, però c'ha senso quella no, cosa. No, non c'è un cazzo perché di senso. Rovinato il personaggio. E dopo fa, cioè, mi hai messo la scelta, cioè il bambino o la gente al villaggio. Poi salva il bambino e fa no, ce la posso fare a salvare quello. No, non ce la puoi fare, mi hai detto che dovevi scegliere. Non ce la puoi fare. Non funziona così. Metti una scelta a schermo, devi fare una cazzo di scelta. Sono abbastanza okay? D'accordo sul fatto, però vedo un'idea almeno dietro a questo personaggio. No, cioè, secondo me è uno dei migliori della stagione. Non è sto granché... Però almeno c'è un'idea, c'è un... Ma che idea c'è? Che idea c'è? No, c'è un'idea, cioè c'è là uno spunto di caratterizzazione. Gli va a fare tutto il discorso in cui lui si autoconvince del fatto che la sua idea iniziale era sbagliata e contano più le persone perché c'ha avuto il talk non giusto. Ma invece la sua idea è giusta! Invece la sua idea è giusta! E il fatto è quello, la sua idea è giusta! Ok? Se lui sa, e lui lo sa... No, ma non è che se ti convince la gente si salva, eh? Cioè, se tu sai che se salvi il bambino la gente muore perché non arrivi in tempo, non è che se poi ti convinci che è un'altra idea, allora improvvisamente quelli diventano salvi. Ma lui sono morti idea. Uguali. Sì, lui cambia idea, arriva lì, li trova tutti morti. Dice, oh, sai che ho fatto una cazzata? Invece no. La riva in realtà non sono morti. Allora, che facciamo? Lui cambia Qual idea. Qual è la scelta? Che ti fa vedere proprio che c'è tutto un travaglio interiore. Sì, non per mi il quale capisci il motivo per cui cambia idea è che la gente poi non muore. No è che... non è colpa sua però, no quella è colpa sua perché lui cambia idea e deve essere positivo il suo cambio di idea. Se lui cambia idea va a salvare il bambino ma poi la gente è morta e lui dovrebbe avere
un'involuzione a quel punto, che devi dire: ho fatto una cazzata, ho fatto morire tutti quanti, lo sapevo che non dovevo farlo. Ma visto che non lo puoi fare, perché altrimenti, per carità, sia mai che una persona c'ha un'idea realistica in questo manga, devono tutti essere dei sognatori in cui la gente succedono cose, senza che quell'altra che brilla invece di morire, e non è successo niente neanche lì. No, no, non va bene. Ma non va bene. La base in alto ti fa capire. Cambia, no, non è una cosa brutta, è una cosa brutta per il mangaka di questa cosa che è dedicata a gente che ha 8 anni. E quindi non gli puoi dire che è giusto sacrificare la gente. Ti sta dicendo che la sua convinzione è sempre stata sbagliata, perché lottava per i motivi sbagliati. Deve lottare per le persone. Quindi salvare le persone è la cosa più importante, che è uno dei motivi che poi gli fa far power up. Mi è piaciuto. Flop la chat gemello, dice. Vabbè, io un top glielo do, dai. Almeno c'è qualcosa di interessante, tutto il resto è veramente brutto. 69. Pure te gli hai messo top. Ho messo top a questo. Vabbè. Perché è interessante la dinamica del cambio di idea. Ma sì, non mi aspetto tanto a Demon Slayer. Ma che vuol dire? Ma è il classico personaggio. Ovviamente è una cosa fatta per persone giovani, ma è il classico personaggio un po' freddo, no, arido, che però guarda la logica, che dopo che gli parla un personaggio emotivo capisce che l'emotività è la cosa più importante. Poi ci poteva essere la cosa interessante nel flashback, che in realtà non è, lui era il fratello, e invece no, anche quello invece no. Vabbè, quello invece è proprio lui. Ma quello deve caratterizzare la nebbia, perché lui ha la nebbia in testa e finalmente si vede la nebbia. No, no, ma se fosse stato il fratello, cioè se il punto di vista sarebbe, fosse stato opposto, sarebbe stato interessante invece. Sarebbe stato interessante. Invece, secondo me, la cosa interessante è che finalmente dopo Talk No Jutsu capisce sì, l'importanza. Sì, esatto, capito, questo persone. È top, non è top pure. Ma perché giudico Hunter per Hunter Hunter e Demon Slayer per Demon Slayer? Che ragionamento è? Ma guardate che il fatto che non ti piaccia... Per Hunter Hunter per me è flop. Cioè, questo personaggio è coerente, eh. Per me il fatto che sia coerente, che a te non piaccia cosa gli faccia fare il mangaka. No, Dimitri, queste sono cazzate. A me interessa tantissimo, ma devono essere coerenti. Devono essere coerenti. Se tu, per far crescere un personaggio, gli fai fare una scelta, la scelta deve essere parte. Deve essere parte della caratterizzazione del personaggio. Non è che fa una scelta, cambia idea, allora la scelta non serve più. Sì. Facciamo che vanno bene entrambe le scelte. No, è una cazzata. La scelta deve essere il fulcro del cambio del personaggio, ok? Sì, quello non è quello deve prendersi la responsabilità della scelta che ha fatto il cazzo di personaggio. Questa è una caratterizzazione. Voi non lo capite, cazzo. Pensate che no, perché non ci interessa. Non è vero che non mi interessa. Mi interessa che sia fatta bene la cosa. Se è fatta male, fa schifo. Non è che qualsiasi cambio va bene perché è un cambio. No, perché se il cambio fa schifo, non va bene che sia buono come concetto. Fate passare un'idea sbagliata. Io sono d'accordo. Il concetto alla base è che se il mangaka non vuole uccidere i personaggi, non è colpa della caratterizzazione. Ma come no? Ma chi la scrive la caratterizzazione del personaggio? La scrivo io, la scrive il mangaka. Il mangaka scrive la caratterizzazione del personaggio? La caratterizzazione del personaggio passa da una scelta. Passa da una scelta la caratterizzazione del personaggio. No. La scelta la fa lui. Perché l'idea alla base, l'idea alla base è che il personaggio fa una cosa, poi che le persone non muoiano non è direttamente correlato al fatto che il personaggio deve fare. Ma tu pensa, se fossero morte, avrebbe cambiato idea lui? Boh, non lo vuoi sapere. Esatto, no, perché la risposta deve essere no lì, perché quando lui vede le conseguenze della sua scelta deve mettere in dubbio le sue idee. Ma visto che non vogliamo mettere in dubbio le idee di un personaggio per i bambini di 8 anni che piace tanto a Dimitri, allora facciamo che non è morto nessuno, così lui ha cambiato idea, che finisce tutto a tarallucce e vino, scialla. Ma non è così, ma che messaggio è? Messaggio di merda. L'idea è farti capire che la voglia che lui sblocca grazie al fatto che capisce l'importanza del sacrificarsi e del combattere per le persone, quello che sta a dire. Io ogni volta faccio questa argomentazione perché tutti quanti gli shonen hanno questo problema. Mettono i personaggi davanti a delle scelte che poi però non sono scelte. Cioè, non è colpa mia se lo fanno tutti. Perché se voi leggete roba un po' più seria, non succede questa cosa. Quando un personaggio deve fare una scelta, quella scelta ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze la scelta che fa il personaggio, ok? Se non drammatiche, ma almeno parziali. Non è possibile che tu metti ogni volta in scena una scelta che non porta a niente. Non si scrivono così le cose. Leggetevi roba decente, cazzo.
Ma non mi veniva a me che io perché facevo questo discorso come se fosse un discorso che non ha senso. Un discorso che ha senso, poi continua a leggere roba spegnendo il cervello, ma non rompere cazzo linea, a me. In linea di massima so d'accordo su questa cosa, anche perché diventa ridondante poi con Tangere e fa la stessa cosa. Però, cioè, nel senso, ripeto, se mi vedo American Pie o mi vedo Psycho, li giudico in maniera diversa, è ovvio. Cioè, sto vedendo Demon Slayer, secondo me. Va bene, dai, prossimo. Questo poteva essere un top, ma è diventato un flop. Cioè, purtroppo la dinamica, cioè la prima parte della guerra poteva finale, essere, secondo me è super top. Poteva essere un super top. Secondo me è super top. Cioè, se l'avesse ammazzato, avesse provato comunque ad ammazzarla. E il fatto che vanno lì a menarsi e lei appare con le volontà di Twilight, cioè, quello è fighissimo. E poi invece c'è tutta quella parte di merda che abbiamo letto l'altra volta, cura, raga. Mamma mia, perché? Sì, purtroppo è passato da super top a super flop. Bella purtroppo sì, in un capitolo sono riusciti a demolirla. Talk no jutsu di merda. Questa gli mancava il talk no jutsu da copiare a Naruto, My Academia, adesso ha copiato anche quello. Sì. Mamma mia, cioè, sta a provare con la guerra, la sta sviluppando secondo me meglio, rispetto a Naruto. Ci vuole poco. Naruto, il problema secondo me, il più grande problema di Naruto è stata la moltiplicazione del corpo. Quella secondo me è stata terribile. Vabbè. Peccato perché Toga stava dando tanto, era figo. I sentimenti l'hanno rovinato. Ma i sentimenti poi non è vero, perché i sentimenti erano per Twice, cazzo. I sentimenti, se avesse dovuto seguire i suoi sentimenti, l'avrebbero portato da un'altra parte, quella è la cosa. Cioè, lei stava seguendo i suoi sentimenti. La vendetta, usando Twice come potere perché gliel'avevano ammazzato sotto il naso, era fighissimo. Poi tutta quella merda, ma che cazzo è ora, raga? Ma che cazzo è ora? Secondo me l'amore ha perso. Il problema è che gli fa fare una cosa troppo forte. Però ora, raga, concetto di amore che lei da piccolo non c'ha mai avuto. Ma guarda, ci potevo stare se diceva, vabbè, non t'ammazzo. Però guarda, che non si sacrifica. Ma infatti è il sacrificio non personale. Non ammazzarla, vabbè. No, non ammazzarla me l'accollo. Cioè, dice, vabbè, non t'ammazzo io, dai. Cerca di sopravvivere. Vado contro gli altri. No, devo andare contro Ox. Devo andare a ammazzare Ox. Ox ha ucciso Twice. Lei deve puntare a Ox, cazzo. No, si sacrifica per una raga. Ah, io sono d'accordo. Anche perché lo vedo come un sacrificio veramente anche inutile. Cioè, no, proprio fatto, cioè la trasfusione di sangue, ti mando tutto il mio sangue. No, proprio. Ma perché? Ma perché? Cioè, è proprio fatto per... grazie. Ma perché? Perché? Cioè, ce n'era bisogno di addirittura di sacrificarsi in quella situazione con la trasfusione di sangue? Che poi... Boh, voglio vedere se ti faccio una trasfusione di sangue mentre perdi sangue. Cioè, è un po' strana come cosa. Boh. Vabbè, però è un mondo di supereroi. Sì, è un mondo di supereroi, però. Cioè, non lo so, se c'ho un buco in petto e ti faccio la trasfusione, zampilla ancora di più, non lo so. Ma come se vogliamo, gli hanno ricostruito il cuore, chi i fili? No, vabbè, ma infatti stiamo ancora aspettando quel capitolo, che se lo sta tenendo da una parte da un po' di tempo. Flop. Peccato, perché poteva essere un super top. Peccato. Siamo tutti d'accordo? Sono d'accordo. Perché poi io posso dire che tutta questa dinamica che succede fin troppo spesso, delle cose che poi non succedono, di quello che dovrebbe morire ma poi non muore, porta a un bias proprio nelle persone che cominciano a vedere, quando guardano le cose, e dico, vabbè, tanto non muore, non muore mai nessuno. Cioè, infatti non muore mai nessuno, ti porta a pensare che non muore mai nessuno anche quando muore. Io adesso non so come va avanti Jujutsu Kaisen, però... quando io ho visto morire Nobara, ho detto, vabbè, non è morta. Mo però è andato avanti, è parecchio e va avanti. E Nobara non ricaccia fuori. Mo non lo so, io non sono in pari. Quindi magari poi Nobara ricaccia fuori, effettivamente. Però mi sento... se Nobara sarà morta veramente a fine Jujutsu Kaisen, mi sentirò in colpa. Perché purtroppo il bias che mi hanno dato
tutte quante le cose precedenti. Lo so, DVD. Poi sono io quello cattivo. Cosa? Gli hai spoilerato. Mi no, non mi frega un cazzo, DVD. Abbiamo letto Jujutsu Kaisen. Ma a parte, ma forse sta pure nell'anime, forse. Muore l'anime, è impossibile. Muore la metro, fine metro. Mamma. Va bene, dai. Andiamo avanti. Ancora un punto interrogativo, sì. Però mi sentirò in colpa alla fine. Mi sentirò in colpa alla fine. Vabbè, l'abbiamo letto in live, regà. L'abbiamo letto in live. Vabbè, dai. Cioè, altrimenti non posso parlare manco di One Piece, allora, scusa. Prossimo. Oh, Denji. Denji. Denji, topissimo per me. Top personaggio, sì. Top protagonista. Tanta roba, psicopatico, sì, anime. Pazzo al punto giusto, bello, mi piace Denji, toppissimo. Te che dici, Maggi, ti piace? Suo, nel senso, cioè, per me questo è un me, però devo scegliere tra sì o no. Ridondante. Perché è un personaggio scemo nato per essere scemo. Vabbè, però è interessante in realtà la cosa che quando poi arriva al suo obiettivo si rende conto che non lo soddisfa. E poi Makima che gli spiega la differenza. Cioè, secondo me è carino. Per essere un protagonista è un buon protagonista. Cioè, i protagonisti fanno veramente cagare. Invece, essere un protagonista alla fine è un buon protagonista. Sì, sono d'accordo. Quando si butta sotto, ammazza tutti e fanno, ma com'è possibile? È un pazzo! Cioè, già quelli che sono dei pazzi e dicono che lui è più pazzo di loro. Bello, bello. Tutta la storyline mi piace. Figo vero. Figo vero, Denji. Ma non capisci un cazzo. No, è ridondante, però c'è, fa il suo. Ma è ridondante in che senso? Siete culo figa. Culo dette figa. Però te la metti in maniera particolare, cioè quello è il figa, suo scopo di vita. No, ma però è diverso. Cioè lui lo fa per una palpata di tette, cioè secondo me è paradossalmente più profonda come cosa, perché una persona non ha nell'anime avuto niente. Sì, Giovi, nell'anime. Non ha avuto niente nella vita e vuole provare tutte quelle cose che non ha provato e secondo me culo tette figa lo fa per tutti e 12 gli episodi. Anche perché l'episodio del vomito è dopo, quindi non bellissimo è l'episodio, non è episodio 3, l'episodio del vomito è molto molto dopo, quindi sì. Quindi sei un bacchettone, Maggi? Ma manco troppo, dico solo che è ridondante. Se lo vedessi, se avessi visto per solo 3 episodi, te l'avrei detto, vabbè, onesto. Però lo fa per 12 episodi di fila, al sesto mai rotto il cazzo, l'ho capito, basta. Va bene, non c'è bisogno che muori dicendo altre volte culo tette figa culo tette. Anche beh, però è il suo scopo. Sì, no, per carità. Cioè, è come però voglio diventare di pirati, voglio palpare le tette. Oh, almeno però quello lo dice facendo e dei combattimenti. Non lo crede davvero. No, lui lo crede che vuole diventare ripirati. Allora, anche lui lo dice facendo dei combattimenti. Che alla fine lui, la maggior parte delle volte che va a meno la gente è perché vuole con la promessa di scopà. Sì. Non lo dice tante volte. Adesso ti vado a riprendere tutti gli episodi e ti faccio vedere in tutti gli episodi i momenti in cui fa culo tette figa culo tette. Tutti, eh. Non secondo se ne me però uno è messa in maniera intelligente, cioè non è una cosa stupida buttata lì soltanto perché vuole scopà, cioè c'è tutta un'intenzione diversa, un motivo diverso, una motivazione diversa che mi piace a me, cioè non è soltanto un arrapato così. È un Ichigo che ammette la sua passione per la figa. Ma secondo me guarda che Ichigo l'ammette la sua passione. Bravi, per ragazzi, la figa top. Ma Ichigo la passione per la figa ce l'ha e secondo me non ha capito che gli piace in particolare la figa della tizia, proprio quella gli piace. Vabbè, vai, però 4 top figa, lo sono praticamente in pari. Prossimo. Pum. Makima, vabbè. Pure questa. Il sogno erotico del Pippega. Ma di un po' tutti. Cioè, ho visto... non so se... Forse è uscita una volta su Telegram. Hai visto che fanno che... S'accattano i personaggi. S'accattano i personaggi su Telegram. Ah, quando appare la foto. Sì. Questa è... super gettonata. Beh, ma ci sta. Che ne pensi, Maggi? Magima?
è figo il potere. Il potere è figo, perché da proprio mi piace perché invece si cade sopra, giusto. Anche quella è importante, come Megan Fox in Trapioli qua. No, è giusto. Saltati, aspetta. Ok, siamo tornati. No, dico, è giusto. No, no, tornati, questo... tornati. Stai a dire? Ho visto solo la prima season. Sì, ho visto l'anime. No, no, l'anime stiamo parlando dell'anime. L'anime fa un cazzo, sono d'accordo. Se stiamo parlando della prima se season. Poi fa altre cose, per carità. Io sarò ben lieto di dirvi che è super figa. Ad oggi non hanno sentito la parte degli occhi. No, forse sì. Chi lo forse sa? Avete sentito la parte degli occhi? Curiosità. Voglio sapere se si è sentita. Quanto vi piacciono gli occhi di Magma? Sarebbe. No, vedi, no, incredibile. Non mi piacciono incredibile. Gli occhi di Magma. Ah, il momento. Il momento occhi non è stato sentito. È, cioè, secondo me è un taglio perfetto. Vi piacciono gli occhi di Magma? Quell'occhio particolare che hanno quando ci fa il primo piano? Sì. 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 Qualcun altro, sì, ovviamente. Beh, belli, dai, vi segate sugli occhi e volete scopare. Beh, cerchi giusto. Concentrici arrabanti. Cerchi, no, concentrici arrabanti. Cioè... sì, cerchi concentrici arrabanti, vedi, sono d'accordo. È quello, per quello mi piace Magma, perché invece segate, vi segate sugli occhi. Vabbè, è giusto, eh. Però di per sé il personaggio non fa un cazzo, c'ha un potere paradossalmente OP. Di per sé è un personaggio... è ombrosa e tenebrosa. Bravi, ma sono d'accordo. Sì, più che altro devo dire che... però non fa niente, cioè, non plavi di poco, non fa niente. Cioè, un po' inutile la parte in cui sembra morta, perché dai, ma chi è che ha creduto che fosse morta Magma? Cioè, ma nessuno credeva fosse morta Magma, e quello mi ha un po' fatto perdere l'interesse per quel momento, che doveva essere drammatico, ma tanto, cioè, se non è morta Magma, può essere che non sono morti manco l'altri, capito? Infatti poi alla fine più da metà della gente ne è morta. Ma non voleva neanche fartelo credere. No, invece sì, invece sì, perché fa vedere la scena di Magma, fa vedere la scena della tizia matta, fa vedere la scena del tizio, fa vedere la scena di quell'altro. Poi alla fine non è morto nessuno tranne il tizio, che è il personaggio più inutile, che l'altra tizia è stata salvata dal tizio. Magma non è vero che è morta perché è OP, e non è morto nessuno. È morta la minchiottina là, no, quella poi lì. No, lei poi muore ne combattendo, ma no, io sto parlando della scena in cui sparano a tutti. No, ne muore pure un altro, quello che stava nell'albergo, come sai, muore. È quello muore perché salva l'altra. E poi pure degli altri truppini del cazzo. I truppini, ma non c'hanno manco un nome, i truppini. Però i Magma è il personaggio più importante che si vede morire e non muore. Il secondo personaggio più importante è la ragazza matta, non muore manco lei. E poi muore l'amico da ragazza matta, perché salva la ragazza matta. Basta. Vabbè, io forse ho anche il bias per quello che succede dopo, però toppissimo. Ah, perché hai letto? Sì. Quanto sei imparo? Sono... Ma vuoi stare a cena? Non so nessuno. No, poi non è vero, perché non muore, no, manco, non muore manco la tizia, perché poi la tizia combatte e muore dopo. Sì. Infatti quella è la parte figa. Ma perché Demon Slayer, questo è... Eh no, quella con la benda non muore in quella scena. Eh no, se no sarebbe stato figo. No, no, la scena di Imeno è figa, perché muore lei nel combattimento. Quanto è bella quella parte. Ma non muore nella scena una dopo l'altra in cui sparano la gente. Attenzione, è molto diversa come dinamica. Imeno c'ha il suo momento e infatti muore. Gli altri vengono ammazzati uno dopo l'altro a pistolettate, ma i personaggi con un nome non muoiono. Muoiono tanto in bella, Imeno, bellissimo. Sta piacendo Chainsaw Man? Sì. E non migliora dopo? No, non è la stessa, non è lo stesso episodio. Non ti dico niente. No, perché non è uno spoiler. Se mi dici che ti piace, non è uno spoiler. Sì, mi piace molto. Che cazzo è spoiler? No, vabbè. Mi piace molto. Pensa se è una merda. Hai finito. No, no, non è. No, se dici che è una merda, non capisci il cazzo. Perfetto. Sei molto avanti? Sì, sono in pari. Poi il problema sono io che leggo Demon Slayer. Prego, andiamo avanti. Sì, no, ma io lo ammetto. E pur Dio, l'ammetto. No, tu fai, no, sei ipocrita. Tu ogni sei ipocrita. Volta... No, sei un po' ipocrita, volta, sì. Tu ogni volta fai... Sì, no, sì, sono solo due puntate avanti. Ma io guarda che dall'ultima volta... Sei un po' ipocrita. E poi in realtà passano le stagioni e sei comunque avanti. Ma per esempio, dall'ultima volta io non l'ho più letto perché sto leggendo Monster, e quindi Demon Slayer per il momento è che è secondario e accantonato. Vabbè, ci sta. No, ma il problema è un altro. Che sei ipocrita. No, è ammetterlo. No, è ammetterlo. Ammetti di essere ipocrita. No, quindi. È ammettere che ti stai continuando a vedere un manga. No, non mi stai capendo. Cioè, tu dici rompi il cazzo a me quando perché fai la stessa cosa. Perché tu non lo ammetti? Che cosa?
Tu perché ogni cosa volta non fai... ammetto una cosa che sto facendo, lo sto facendo. No, perché tu ogni volta fai tipo dopo la prima stagione. Io ho visto. Infatti non l'avrei messo. Io so cosa. Sto parlando con Precario. Voi fate i cazzi vostri, mi faccio i cazzi miei. Vabbè, siamo. No, vabbè, andiamo no, avanti. Ma... cioè, so quasi è l'ultimo. È l'ultimo. Vabbè. E vabbè, comunque ammetterlo poi non c'è problema. Mettere come? Se tu ammetti, guarda, io me lo sto leggendo per i cazzi miei e andrò avanti, punto, va bene. Amen. Sembra ovvio, lo sto facendo, l'ho fatto. No, all'inizio facevi, no, ho visto solo qualche capitolino. Era vero. E poi in realtà poi passa il tempo. Sono un po' più avanti. Ma perché dipende quando me lo chiedi. Tu me lo chiedi oggi, sei andato avanti? No. Se tu me la chiedevi all'inizio, ma perché era un periodo in cui c'era meno roba da leggere, da guardare, e quindi c'avevo tempo libero. Adesso mi sto leggendo Monster, quindi chi sono culo, non sono andato avanti. Però il concetto alla base è un altro. Se continui questo, c'è sta. Se continui Demon Slayer, sì, c'è sì, qualche problema. Monster. Ma perché Demon Slayer? Ma tu lo leggi Demon Slayer, dici mentre stai veramente mentre stai a fare altro Demon Slayer lo leggi. Comunque dai, sono l'ultimo. D'accordissimo con quella, l'ultimo. Con quel messaggio. Allora. Non figo, non mi piace. Allora. Lui lo posso scrivere, sono spoiler. Mette dei personaggi un po' più ambigui, cioè così, vabbè. Top pure lui. Vabbè. No, capito, cioè, ha messo i migliori personaggi, metti un personaggio discutibile. Non ce ne sono. No, non è vero, ce ne sono. Cioè, già se metti appunto la bimba matta, magari ne può discutere, oppure Power. Paola, bimba matta, ma a parte, ma no, ma la bimba matta è quell'altra, è quella che gli piana e psicosi quando sta dentro a. Vabbè, ma al... prendiamo personaggi principali, dai. Molto secondario. Vedi, no, infatti io e voi non siamo mai d'accordo. Per me è caratterizzata meglio quella The Power. Cazzo, quello è un personaggio particolare, c'ha delle dinamiche strane. Power, porco due, super classico. Che c'ha che non va Power? Non è un personaggio interessante. Pure lei c'ha praticamente questa cosa che si fa toccare le tette. No, vabbè, ma te la metti a schermo come comunque un po' bipolare mentalmente. Ma no, ma quell'altra è bipolare. Vista all'inizio. È Nami all'inizio, cioè fa la cosa in cui incula il compagno perché c'ha un obiettivo, perché viene tenuta diciamo in ostaggio e poi però invece viene salvata dalla stessa persona che ha inculato e allora capisce la dinamica. È Nami, allora se avete visto il manga non me ne frega un cazzo, ma la Arlong Park, Nami, Power, prima stagione, pari. Sei d'accordo con me? Motivazioni diverse. Motivazioni diverse è un cazzo. No. Una c'ha degli stimoli diversi, invece Nami agisce per un motivo. Lei agisce per un motivo? Sì, ma il suo motivo è diverso. Il suo motivo che non è Belmer, ma che discorso è? Cioè, il concetto alla base è uguale, c'è cioè un personaggio più forte. Sono proprio diversi, una è molto più psicopatica, folle... C'ha un senso di... Perché non è un essere umano, quindi... Sì, cioè te lo fa percepire il fatto che non sia un essere umano. Sì, vabbè, non è un essere umano, ma è comunque sia... Cioè, l'interazione che ha è molto simile. Il comportamento che ha con lui all'inizio è molto simile a quello che ha lei con Rufy. Lei che fa la doppia giochista, sì, però questo non rende uguale. Ma anche dopo, cioè, che poi si cominciano ad avvicinarsi sempre più. Lui che da subito vuole fare squadra, lei che è all'inizio lo prova a inculare, poi piano piano si convince a fare squadra. Cioè, la dinamica è quella, raga, la dinamica è quella, niente di nuovo visto. Mentre invece l'altra bambina... è disturbante. L'altra bambina è disturbante. Power, secondo me funziona meglio. Rispetto a Nami è molto più psicopatica. Nami non è una psicopatica. Lo vedi proprio a schermo che è psicopatica. Power. No, l'altra è la psicopatica. Pure Power. No, ma Power è un agnellino rispetto all'altra ragazza. L'altra è pericolosa, davvero. Posso essere d'accordo, ma che Power sia psicopatica e comunque più psicopatica di Nami che non lo è, le rende diverse.
Sono d'accordo. Ma non è che deve essere identica in tutto e per tutto. Ci sono delle differenze. Ti sto dicendo che se ti faccio un paragone, il paragone è calzante, ok? L'altro personaggio invece è molto più intricato. C'è un personaggio che tu dici, vabbè, mo lo ammazzano, cioè, che cazzo è impazzita? E invece poi è un personaggio che rimarrà all'interno della storia, ha fatto una cosa folle completamente, continua a essere completamente... Power è molto più centrale pure nei combattimenti. Ma chi se le incula al combattimento? Lo fa sta tizia, hai visto una stagione. Oh, infatti, cazzo? Sto dicendo che è molto più interessante l'altro personaggio. Ma voi subito fate, vabbè, no, Power, l'altra chissà, incula, il personaggio secondario, inutile. Vabbè, comunque Aki, top personaggio, fighissimo dall'inizio alla fine. Ma lui è figo, lui è figo. Lui è figo davvero. All'inizio ero partito prevenuto perché mi sembrava tipo un Sasuke. Sì. Allora, Himeno è troppo facile, cioè la gente che muore è troppo facile. Okay, cioè, Himeno sarà sempre top perché c'è... Himeno è bellissimo. La saga in cui il personaggio muore dopo essere stato caratterizzato è sempre top. È difficile, veramente non mi ricordo personaggi che hanno il loro momento con la caratterizzazione, muoiono e dici che merda questo. Cioè di solito la merda è quando la gente non muore. E vabbè, è una merda. Non era bella anche prima della morte, cioè sì, secondo me abbiamo il sì, però abbiamo un po' il bias di quello che abbiamo visto, perché comunque sia Himeno prima della morte la vedi due puntate. No, è vero, ma cioè, io prima che morisse ho detto, cioè, oh, in meno di due puntate mi ha caratterizzato un personaggio, me l'ha caratterizzato bene. Cioè io, è un personaggio vivo, è un personaggio che esiste, non è Portopi. Vabbè. Ah no, ma infatti, no, poi ci sono d'accordo, cioè a One Piece riesce in questa cosa incredibile. L'unico personaggio che muore in realtà è... Vabbè, no, perché Barba Bianca invece viene ricordato. Barba Bianca molto meglio. Infatti, perché Barba Bianca è un bel personaggio, sì, caratterizzato. Sì. Cioè, Ace. Ah, raga, ho visto. Vabbè, no, stasera, raga. Madonna, stasera faccio un macello. Cioè, veramente, non pensavo perché... La saga più bella. Infatti, no, un macello. Stasera un macello, proprio. Uno dei flashback migliori, secondo me. Non a livelli di osinante, però. Vai, ricappino, veloce. Sanji. Da me. Merda, lo stato puro 4-0. All for one. Flop 3-1. Non d'accordo. È il villain sopito, che è l'occhio di Sauron. Sai che è lui dietro tutto. E se vede prima o poi sai che arriverà. Non d'accordo. Goku, vabbè. Pim, 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 pim. Merda, pure Goku. Vegeta. Vegeta, top. Vabbè, ma se non si salva Vegeta, non si salva niente. Ma no, però fa l'ultra istinto. Vegeta, dai, no, che fa Vegeta? Fa l'ultra ego. L'ultra ego, scu, bello. Però vabbè, le pizze è più uguale, eh. Le prende però prima il di concetto, Goku. Secondo me, almeno è ha simpatico. Preso delle pizze più belle. Concetto simpatico. Le pizze più belle, però tanto sempre prima di Goku deve morire sto stronzo. Quindi anche non lui è 3-1. Morto, però. 3 a Freezer, vabbè. Next, pure lui. Il ragno. Ma il ragno 4-0 al flashback è piaciuto, sì, a tutti, sì. Il ragno, sono d'accordo. Personaggio preferito di Livio, qual è? Questa capricciante, non la farò. No, sì, veramente io comunque non, perché non essendo lettore del manga, ma essendo lettore del manga, per me non so, di un prolisso e di un ridondante Kurapika. Mi spiace per lui, sembra un ragazzo. Preferisco, come si chiama? Peridonic. Sì. Sì, Seidoni ce l'avrei messo top. Quindi flop 2-3 perché la chat ha votato top al 57. La quarta luna, next. Non nominato. Nebbia flop 3-2, non d'accordo. Nebbia, personaggio a far suo per Demon Slayer. Toga purtroppo si sacrifica, merda, 4-0. Tette, culi, figa, culi, tette. Il personaggio preferito di Livio, top, 4-0. Makima vi segate sopra tutti i giorni, vi fate le pugnette, ma anche lei 4-0. L'ultimo ho scritto con, perché Aki pure lui top 4-0. Dai, e si conclude così il secondo top e flop. Allora ragazzi, ci vediamo stasera per l'ultima live della stagione, ma soprattutto per arrivare al sub goal per Ahsoka. Mancano soltanto 34 sub. Siete stati bravissimi oggi. Bravissimi. Bravissimi. Bravo qualcuno. Degli eroi. Molto bravi. Chiudete il cerchio questa sera mentre io
distruggo Luca Matteo. Mamma mia, veramente un macello questa parte che ho letto. E, ricordiamo che c'è anche Jaya, perché Jaya c'ha la sua buona parte di macello. E, ma questa sera veramente... E non ho ancora finito, mancano gli ultimi 13, 14, 15 capitoli, non mi ricordo quanti so. Però confido che il finale sia abbastanza tranquillo. Ti manca Calgara ancora. E... sì, Svizzera. Ci vediamo questa sera. È isolante, Rufy. Ciao a tutti. Ciao a tutti.